una o due giorni di festeggiamenti per la festa della liberazione 2009. Si è cominciato venerdì 24 aprile con i diversi appuntamenti che hanno visto una spiccata partecipazione ai diversi momenti in programma. Venerdì, dalle ore 9, presso il mausoleo del cimitero della città, è avvenuta la deposizione di una corona d'alloro alla presenza del sindaco Nicola Pollari, di alcuni membri del comitato Giorno della Memoria, tra cui il presidente del Consiglio Comunale Franco Izzo, il presidente dell'ANPI di Venaria Gianni Santin e del partigiano Lino Cappello, rappresentante anch'esso della sezione ANPI venariese. Ci si è poi trasferiti al ceppo presente a Borgo Castello, presso il Parco della Mandria, ove, dopo la deposizione di una corona, si è osservato un minuto di silenzio in onore dei 699 caduti di Venaria che hanno offerto il loro sacrificio per la Resistenza. Molti luoghi, strade, scuole, vie ricordano l'importanza della presenza partigiana e delle loro lotte per la liberazione nella nostra città, sottolinea il sindaco Nicola Pollari. In particolar modo, questo luogo, il parco, è stato teatro di scontri e battaglie. Grande emozione ha suscitato l'intervento del partigiano Lino Cappello, che con i suoi 81 anni ha ricordato alcuni passi della lotta partigiana vissuti in prima persona. Il gonfalone della città ed il vice sindaco Salvino Ippolito, accompagnato da una rappresentanza dell'ANPI, hanno poi partecipato, sempre in mattinata, ad un momento di riflessione sulla Resistenza presso il deposito GTT di Venaria. Con l'alza bandiera ed i discorsi delle autorità cittadine si è aperta la giornata del 25 aprile in Piazza Martiri della Libertà, a seguire la messa presso la parrocchia di Santa Maria. Da qui è partito il corteo che, accompagnato dal corpo musicale Giuseppe Verdi e dal coro Trevalli, ha visto una decisa ed importante partecipazione di quasi tutte le forze politiche cittadine, ma anche di tanti cittadini. Lungo il percorso, le fermate nei luoghi simbolo della presenza partigiana nel nostro territorio. In piazza Vittorio Veneto si sono tenuti gli interventi commemorativi delle autorità, particolarmente toccante quello di Gianni Santin, presidente della sezione venariese dell'ANPI, che ha messo in evidenza le figure storiche dei partigiani fondatori della sezione cittadina dell'ANPI, in particolar modo Pietro Mollo ed Adriano Bergamin. Il pomeriggio si è aperto con la musica, sempre in piazza Vittorio Veneto, con alcune band giovanili. La giornata si è conclusa col concerto serale, che ha visto suonare sullo stesso palco i Malecorde e i Mau Mau, che per l'occasione hanno realizzato nuovi arrangiamenti di canzoni con tematiche sulla Resistenza. È importante che tutte le parti politiche, tutti i cittadini si sentano rappresentati dal significato del 25 aprile, ma è altrettanto importante che non venga in qualche modo stravolto il significato di questa manifestazione, che è innanzitutto una manifestazione per la democrazia, per la libertà, per la giustizia sociale, e una manifestazione antifascista. Certo son più le carezze di molti rimedi inventati, di tutti i bicchieri di lacrime non